A un certo punto in tutte queste storie, tu lo sai Pablo, perché questo è un passaggio che nel podcast è tanto importante, perché per me era importante sottolinearlo, a un certo punto tutte le persone che attraversano una dipendenza affettiva pronunciano la parola morte, sempre, perché arriva un momento tale di confusione, di sottovalutazione del pericolo. E di scarsa, come dire, di scarso valore della propria vita, l'idea che la propria vita non valga niente senza di lui, che tutti quelli che hanno, quasi tutti quelli che hanno attraversato una dipendenza affettiva a un certo punto hanno messo in serio pericolo la loro vita e talvolta anche la vita magari di un bambino, di una bambina. Questo non vuol dire aver aperto una finestra e essersi lanciati. Vuol dire aver guidato tante volte in stato confusionale, piangendo, disperandosi, non vedendo un orizzonte davanti a sé. Vuol dire essersi augurati che, come una delle protagoniste del nostro podcast, un camion le travolgesse perché così finiva questo dolore, o che un camion le travolgesse, sopravvivessero, andassero in ospedale e finalmente lui andasse ad accudirle, che era quello che volevano. Nel mio caso, è successo che io abbia accettato di vivere in una casa in cui mio figlio non poteva avere una sua camera perché era un grande loft e quindi non doveva, come dire, essere abbruttita esteticamente da un lettino in mezzo, piazzato in mezzo al loft, e quindi la camera di mio figlio era in una specie di sottoscala che era adibito a spa, che poi non usava mai nessuno perché la spa era umida e quindi poi faceva le muffe sulle pareti e quindi non si poteva, e quindi era tutto un evitare sporcizie e cose varie. Insomma, e io ho accettato queste condizioni che erano assolutamente folli, perché c'erano delle scale che portavano da questa spa, questa finta spa, a camera mia che era su un ballatoio, che bambino, quando si svegliava la notte, poteva fare serenamente per raggiungermi, ed erano scale che non avevano ringhiere, che non avevano niente, erano le classiche scale dei loft milanesi infilate nel muro, sai, quelle molto belle esteticamente, ma che se cadi ti ammazzi sostanzialmente. Ecco, e io l'ho accettato, quello l'ho accettato, e nel libro parlo tanto di questo, parlo tanto di come a un certo punto questa storia sia diventata pericolosa. A parte che io non l'ho mai davvero capito, nel senso che io sbagliando non sono mai andata da un psicologo, da una psicanalista, e ho sempre avuto la presunzione di cavarmela da me. E anzi, io dico a tutti quelli che attraversano questi momenti di andare subito da uno psicologo, uno psicanalista, perché non andarci vuol dire magari guarire da sé, ma impiegarci forse qualche anno in più, e vi garantisco che il tempo perso è la cosa che si rimpiange di più quando si vivono queste esperienze. Però ho tanto indagato sul perché io sia così, da dove arrivasse questo mio modo di essere, e quindi tutti poi andiamo in qualche modo a scavare nella propria famiglia. Sarà forse il mio prossimo libro, non lo so, però anche nel prossimo podcast forse ci occuperemo di famiglie. E alle volte mi viene da dire, ho avuto purtroppo, e lo dico con grande dolore, una mamma, perché purtroppo soffre di Alzheimer, quindi insomma sapete che quando si ha un genitore, forse non lo sapete, un nonno che soffre di Alzheimer è un po' perderlo, no? E spesso ti viene da dire, è stato, era, perché quella persona lì non c'è più, ce n'è un'altra. E mia mamma è stata una donna molto infelice, l'ho letto insomma nell'incipit, cioè era nell'incipit del libro, perché era una donna con tantissimi sogni, ambizioni, desideri di realizzazione. Mio papà mi ha lasciato le sue lettere poco tempo fa e mi ha detto fanne quello che vuoi, le lettere che lei gli mandava quando era giovanissima, appunto quando aveva 20 anni. E io con le lettere ho scoperto che mia mamma voleva fondare un'azienda, un'impresa famosa come la Ford, diceva, aveva questi sogni meravigliosi e bellissimi. E quando conosce mio padre, gli scrive, questa lettera non l'ho messa nel libro, gli scrive: ti ho conosciuto e mi sono resa conto di essere una borghesuccia qualunque che vuole solo una famiglia, tantissimi figli, eccetera, eccetera. E leggo in queste lettere il progressivo abbandono della sua identità. E da una parte mi fa tenerezza perché è meraviglioso, sembra un amore d'altri tempi. Invece non è un amore d'altri tempi, non è un amore e non è di altri tempi, è un non amore davvero contemporaneo.
Lei era totalmente infatuata non solo di mio padre, ma dell'idea dell'amore, e nell'incipit che ho letto sull'eroina shakespeariana si capisce quanto avesse un'idea romantica dell'amore, che poi naturalmente nel pragmatismo della quotidianità l'avrebbe delusa. E quindi mia madre è sempre stata tanto rancorosa nei confronti nostri, ma l'ho capito dopo, in realtà era rancorosa nei confronti di se stessa, perché si era privata del suo futuro. Questa è la realtà. Quindi ci accusava sempre tutti di essere la causa della sua amputazione, della sua mancata realizzazione. E quindi, se non avessi avuto voi, io sarei stata felice. Se vostro padre fosse stato diverso, io sarei stata felice. E poi queste minacce continuano: io me ne andrò, tanto domani non mi troverete. L'unica profezia che poi davvero si è avverata, che mi diceva continuamente, era: tu hai un carattere di merda, nessuno ti vorrà mai. Si è avverata a metà, cioè, nel senso, tu hai un carattere di merda, era vero, nessuno ti vorrà mai. Però il continuo vedere la sua vita, andare in quella direzione, il continuo anche svalutare me, nonostante io fossi comunque una ragazzina molto studiosa, molto brava, molto accondiscendente, desiderosa di compiacere i miei genitori, eccetera. Insomma, ha fatto sì che io per tutta la vita, in qualche modo, abbia respirato quel modello relazionale. Io non mi sono mai seduta al tavolo con i miei genitori, non mi hanno mai detto bisogna fare così, devi essere così, devi essere cos'ha, ma quello che hanno visto ai miei occhi, io in qualche modo l'ho ripetuto. È uno schema che nella vita ho reiterato. Tutta la vita ho cercato qualcuno che mi amasse tanto, tantissimo. Sono scappata per lungo tempo dalle mie ambizioni vere. Racconto nel libro che tutte le mie relazioni iniziali sono state relazioni in cui io in qualche modo scimmiottavo il lavoro che facevano i miei fidanzati, perché un mio lavoro, una mia realizzazione mi avrebbe portata lontano, mentre io volevo stare con loro. E quindi avevo un fidanzato che faceva il comico, io mi sono messa a scrivere i suoi spettacoli, scrivevo spettacoli teatrali, comici, mi riusciva anche bene, però in realtà io lo volevo fare per stare soprattutto con lui. E avevo un fidanzato che lavorava in discoteca, io odio le discoteche, mi sono messa a fare pubbliche relazioni ed ero pure diventata brava, perché pur di rimanere con lui diventavo anche brava, capisci? E quindi poi tutto quello che facevo sostanzialmente mi veniva anche molto bene, però non era quello che volevo fare io. E insomma, ho capito che in fondo stavo diventando come mia mamma, mascherata meglio, camuffata, perché comunque io il mio lavoro me lo trovavo, un briciolo di realizzazione l'avevo, ma era sempre nel nucleo dell'altro. Quando poi ho cominciato a scrivere, è nato un blog, ho cominciato a scrivere e la vita mi ha detto: guarda che forse tu puoi andare in una tua direzione, avere una tua soddisfazione professionale, eccetera, io mi sono spaventata tantissimo, perché ho detto: oddio, dove sto andando da sola? Mi stanno chiamando i giornali, le televisioni, dove vado da sola? Io ho paura di andare da sola. E mi sono sposata subito. Ho fatto un figlio subito, che è qui, che conosce tutti questi passaggi e che forse non mi odia per questo, ma davvero ci è voluto molto tempo perché capissi quanto dovevo, come dire, abitare la mia casa per essere felice.